that it feels right. Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi ultimo episodio di Need for Speed Most Wanted. Ma forse no, perché forse non sarà l'ultimo, perché voglio dedicare o un paio di episodi o ancora un ultimo episodio di Most Wanted, insomma, prima di concludere nettamente questa serie. Ragazzi, io spero che vi siate divertiti, spero che vi divertiate anche con questo ultimo episodio e poi ricordatevi che non è finita qua con Need for Speed, ragazzi, perché poi non so se riesco questa settimana perché mi devo organizzare un po' sul PC, ma arriverà Carbon e sicuramente già magari mi preparerò con alcune mod, alcuni miglioramenti, anche perché vederlo comunque in una grafica più definita è più bello, è bello, ok? È più bello da vedere ed è più interessante. Ragazzuoli, dai, io direi che ci mettiamo al lavoro, cominciamo a collegare. Allora ragazzuoli, questo episodio durerà, non so quanto durerà, mi raccomando, perché vi avverto già, non lo so nemmeno io, perché abbiamo tantissime gare da fare, abbiamo un inseguimento molto difficile, pietre miliari abbastanza complesse e soprattutto, ragazzuoli, le gare finali sono tante da fare, cioè tante, comunque sono diverse e durerà un po' di più. Quindi dimezziamo, ragazzi, quindi le gare classiche, quindi le gare per fare numero per battere poi a fine Razor, e dividiamo anche l'inseguimento. Quindi ragazzi, allora andiamo in Blacklist. Eccolo qua, ragazzi, Razor, sai cosa devi fare, lo so benissimo. Allora andiamo a dimenticare, appunto, ragazzi, dobbiamo vincere 9 gare, ok? E sono tante. E ragazzuoli, io come al solito potrei mostrarvi le prime, cioè le gare classiche, a parte che sono tutte eliminazioni, non è che sono tantissime, sono 11 gare, devo praticamente per vincere quasi tutte. Vabbè ragazzi, comunque facciamo una sprint, un casello e basta, ragazzi, ok? Lasciamo perdere l'autovelox perché altrimenti il video mi dura troppo. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, like, commentate, condividete il video, condividetelo ragazzi, Facebook, facciamoci conoscere ragazzi sul vostro Facebook, e poi scriveteci sopra il video, iscrivetevi a questo canale, è un mio amico, è un grande. Adesso vabbè, esageriamo, però comunque. E dai ragazzi, partiamo con la prima gara e niente, comunque vi avvertiti, oggi vi farò vedere solo una sprint e un casello e poi andiamo, comunque procediamo con l'inseguimento con le pietre miliari, quindi pietre miliari per pietre miliari, perché dopo dobbiamo dedicarci al finale, raga, che non è proprio rose e fiori, non è proprio rose e fiori. Vai, partiamo con la sprint. Ci sono. Pronti? Ok, mi devo sistemare bene l'impostazione. Ulla! Cosa è successo? Cosa è successo? Perché sono così veloci? Attenzione! Concentramento, raga! Disposti, si levi! Si vola! No! Spero di non perdere il muro! Buono! E la prima posizione ce l'abbiamo, aspetta, andiamo di qua che è più corta. No, in realtà no, di qua è più comoda. Ottimo, cosa abbiamo dietro? La Mustang? Oh, la Mercedes? Non la vedo. Oh, c'è lì, frena. Sì, la Mustang, abbiamo dietro la Mustang. Ottimo. Occhio al Pizza Pony. Raga, in questo episodio sarò più concentrato che altro, perché comunque ho un po' un tempo limitato quest'oggi di registrare e quindi vorrei evitare di riavviare continuamente gare e perdere un sacco di tempo. Mamma mia, cosa ho fatto lì, dove sono passato? No, lo sapevo, il secchio lo devo per forza prendere. Ma porco Giuda, è il nostro appunto Fire qua. Si dà da fare oggi a terminare questa serie. Dite la verità, ve lo immaginate davvero che... No, niente, non riesco a parlare oggi. Che finivo Most Wanted davvero con l'appunto. Dai, io credo che non me ne immaginavate. Comunque.
Ma sta sprint è lunghissima, sono appena al 50%, mamma mia. Taglia, taglia, taglia. Voilà, eccomi qua, eccomi qua. Sono tornato, raga, ci sono, eh. Ci sono, ci sono. Sto cercando di concentrarmi di più. Ma la prima gara è sempre quella un po' più, un po' più pesante da fare. A parte che li ho seminati. L'appunto. No, 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 ti prego, non cominciare ad andarli qua di là. Dai che ci siamo, 92%. Dai, 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 dai che è andata, dai che è andata, dai che è andata. Dov'è? Dov'è l'arrivo? Eccolo. Devastati, devastati. La prima è andata, vai. Pam. Quanto si prende? 25.000, vabbè, soldi, chiamiamoli euro. 25.000 euro, non è male, non è male. Allora, dai allora, eventi gara, passiamo alla prossima, andiamo direttamente al casello, ragazzi, o l'autovelox. No, dai, raga, facciamo l'autovelox, dai, che è un po' più carino da vedere. E poi ci vediamo direttamente alle pietre miliari e all'inseguimento. Eccoci qua, ragazzi. Lo so che sto tagliando un po' troppo, ragazzi, ma io so che volete andare a vedere subito il finale. E anche io, anche io, ragazzuoli, anche io. Quindi vediamo di non perdere tempo, di non fare cappellate, quindi vincere le gare una dopo l'altra, così arriviamo subito a quel maledetto Razor. Allora, ho attivato il nostro troppo tardi. Però attenzione, vado al nostro punto. No, bastardo. Mi ha chiuso contro la macchina. Stronzo di merda, maledetto. Ho qua, ho qua. E vabbè. Dai, 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 che mi sono incastrato su un palo, porco Giuda. Guarda che si sono scattati tutti qua, non so cosa è successo. Ui, 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 ui. Cosa state combinando qua davanti? Vabbè. Ritenta, sarai più forte. Vabbè. Niente. Dai, 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 ritentiamo, saremo più fortunati. Niente, ho preso tutto. Ho portato a casa tutto. Ok, torniamo in prima posizione. Tra l'altro recuperiamo anche la posizione davanti. Ci mettiamo davanti al gruppone. Cosa molto comoda, così almeno evitiamo di perdere punti, visto che non è che siamo più di tanto distanti dal primo e il secondo con i punti. Dobbiamo recuperare, raga. Ok, ci sta, ci sta. Meno l'ho usata per frenare. Attenzione, secondo distretto. No. Un sospetto legato al mondo delle cose clandestine è stato segnalato diretto a sud. No, non è vero. Le unità disponibili rispondono alla chiamata e forniscono copertura. Non è vero, non è vero, non è vero. Osteria, non ho calcolato. Beh, 1688, non penso che riescano a recuperarmi, Diamoci una mossa. Vuole, ok. Così terminiamo la gara e siamo sicuri che con il nostro punteggio siamo in prima posizione. Niente, ragazzuoli, vediamo se c'è qualcosa da dirci. No, non c'ha, no, non c'è nessun messaggio né niente. Ragazzuoli, io adesso vado a farmi tutte le altre gare off camera, ovviamente, voi non li vedrete. E anche perché, dai, le gare ormai sapete quali sono: casello, sprint, eliminazione. Vabbè, sparo in questo caso non c'è proprio, ma secondo me me la mettono nelle gare finali. Ragazzuoli, ci vediamo direttamente all'inseguimento. So qual è il tuo gioco, bastardo. Ci hai venduti, che bella sorpresa. Non so come, ma sei stato tu. Comunque la pagherai. Non arriverai mai al top, mai. Puoi contarci, finirai male. Ma come ci hai venduti? In che senso? Cosa è successo, raga? Non lo so nemmeno io. Vabbè, io comunque sto facendo le gare. A un certo punto mi arriva sto messaggio. Vedete che però c'è qualcuno che fa la spia? Secondo me è quel tipo lì che organizza le gare. Ma. La tua reputazione da queste parti è fuori controllo. Sai, Razor sta sudando freddo. Ci sei quasi. A dopo. Ci sono quasi, sì, raga. Comunque le gare quelle normali, raga, sono difficilissime e meno male che non sto registrando, adesso sì, sto registrando perché vabbè, però meno male che non sto registrando durante le gare quelle che di solito vedete, perché durano tantissimo, le ripeto diverse volte, sono davvero difficili, sono davvero difficili.
Ho un po' paura per quanto riguarda comunque le gare finali, perché mi sa che poi sarà dura, raga, sarà davvero dura. Comunque, dai, continuo a fare le gare e ci vediamo all'inseguimento. Ok, ragazzi, con questa ufficialmente ho terminato tutte le gare. Ho fatto un autovelox, cioè, un autovelox, un casello da 12. Infinito, infinito. Va bene. Allora, quindi gare vinte e anche la taglia totale, ragazzuoli. Nel corso della nostra carriera, diciamo che abbiamo totalizzato una taglia abbastanza alta, talmente alta che comunque anche per l'ultimo pilota della blacklist basta. Ok, però ora dobbiamo dedicarci le pietre miliari completate. Durante l'inseguimento, cioè durante le gare, ho avuto l'inseguimento e sono riuscito a completare questa qui, la taglia da 850.000. Beh, ragazzi, partiamo da priorità 5, quindi raga, non è che è difficilissimo fare 850.000 di taglia. Va bene, ragazzuoli, io direi di andare a provare gli autovelox e poi aspettate un attimo perché non mi ricordo quante. 5. Beh, volendo 3, poi però mi sembra per forza fare comunque una taglia inseguimento. Una taglia inseguimento, una pietra miliare, perché altrimenti non riusciamo a passare. Dai, allora facciamo le autovelox veloce. Allora, questo da qui è infattibile, bisogna farlo andare indietro. Quindi. Proviamo così. Vedi? Così sì. Ora, passiamo al prossimo. Poi tra l'altro comunque ci manca sempre. Ragazzi, ci manca sempre una pietra miliare in seguimento. Io vorrei fare questa qua, se me ne inseguito in meno di 2 minuti, ma in priorità 5 è davvero difficile. E niente, passiamo al prossimo e vediamo di fare quest'altro autovelox. No, non ci arrivo col salto. Però ci posso arrivare da qua. Proviamo. Velocità elevata, il conducente ha numerosi precedenti penali, è stato avvistato l'ultima volta verso sud nel tunnel di Camden. Attendo risposta dalle unità in zona. Olè! E anche questo è andato. Poi il prossimo è questo qua da 320 orari, ma te lo metti in un punto dove è irraggiungibile. Quindi lo raggiungiamo. Non da qui, ma da questo ponte è più fattibile. Vedi che se non c'è nessuno in mezzo alle balle a non rompere, ce la si fa. Ok, beh, ragazzi, manca solo una pietra miliare. Non resta altro che far partire magari questa qui e provare a vedere se si riesce a seminarli in meno di 2 minuti. Così almeno anche con le pietre miliari siamo a posto e poi possiamo battere Razor. Vieni con me, vieni con me prima che ne arrivano gli altri. Come with me. Ok. Attendete, contatto perso. Vado nell'ultima direzione rilevata. Ok. Contatto perso, inviate unità a pattugliare l'area. A tutte le auto, sospetto visto l'ultima volta, in direzione nord. Mi date un punto dove. Oh, ecco, qua. Posizione quadrante intorno all'area, passare su. Spero che non ci sia nessuna pattuglia a rompere. No, levati! Bravo 2-5, convertiamo la. Vai, perché forse ce l'ho fatta. Altre unità attente, restate in ascolto. Centrale, attendete. Voilà! Il nostro presunto codice 6 è. Ce l'abbiamo fatta! È anche l'ultima pietra miliare. Centrale, il nostro
nostro sospetto è 10. È andata. Ma non è il nostro codice 6. Lo portiamo dentro. Ecco, è fatta. Tutti vogliono una gara fra te e Rezzor. Non c'è modo di fermare l'eccitazione. La cosa è fatta. Su questa corsa girano tanti soldi che non ti puoi neanche immaginare. Ci sta scommettendo sopra persino gente di Bayview. Le probabilità ti danno vincente. Bayview, raga, cioè quella di Need for Speed Underground, raga. Vi ricordate Underground, Underground 2? È lì che è Bayview. Va bene, le probabilità ti danno vincente. Fallo fuori. Va bene, va bene. Attenzione perché è arrivato un altro messaggio. Rezzor. Ci siamo. Trova il posto sulla mappa e vieni con quella vecchia carretta che hai in garage. Ti aspetto. Oddio, sulla vecchia carretta diciamo che non hai tutti i torti. Però, attenzione a quella vecchia carretta, perché la vecchia carretta è arrivata fin qui. Non proprio, vabbè, con l'aiuto un po' del Lamborghini, della Corvette. Vabbè, dai, dai, dettagli, dettagli. Ragazzi, io sono pronto. Andiamo a battere Rezzor. A mappa, raga, autovelox, sparo, sprint, circuito e un'altra sprint. Cosa? Andiamo, andiamo. Ma sono tutte contro di lui? Minchia, minchia. Andiamo, raga. Bello rivederti dopo tanto tempo. Continua a correre così e la corsa sarà tua. Guarda che è tornato strisciante. Che piacere, dolcezza. L'ultima volta mi hai portato fortuna. Tu pensa solo a vincere e a riprendere quell'auto. Al resto ci penserò io. Pronto a regalare un'altra vettura a Rezzor? Siamo quasi al via. Pronti, ragazzi? Ci siamo! Pronti a regalarti un'altra vettura? Sì, ti regalo la Fiat Punto a questo giro! Vai! Andiamo! Ci siamo! Ci siamo, maledetto Rezzor! Dopo 15 piloti, no! 14! Guarda se corre! Guarda se corre! Maledetto! Ma dove vuoi andare? Fammi prendere la rincorsa che arrivo! Maledetto, mazza se corre davvero, raga, corre sul serio. Punto. Fammi sti scherzi. Corre, corre, raga. Sarà facile con la punto, però ci proviamo. Bravo, bravo. Puntati malissimo, intanto io qua prendo la rincorsa. Prossimo dov'è? Qua. Ah, finito il NOS. Caccia la miseria. Oh, sono sempre in vantaggio però, sono sempre in vantaggio. Di un chilometro orario, raga. No, vabbè. Oddio, se prendevo quel civile lì, perdevo l'occasione. Vai, scorciatoia. No, ho fatto male. Ho fatto male a prendere questo scorciatoio. Mi ha rallentato, mi ha rallentato. Caccia. Attenzione. 1540, ma perché raga lui non ancora. Ah, ecco, vedi, 1429. Levati dal Cazius. Spostatevi, cavoli, spostatevi che siamo a pochissimo dalla vittoria. No, vabbè, questa raga ho sbagliato io. Qui mi raggiungerà sicuro, porco Giuda, mi ha fatto male sta curva. Qua, raga, ci mettiamo di qua. Prendiamo più rincorsa. Olè. No, levati, porca zozza, levati. Ah, 2.44, potevo fare meglio. Bello questo, bello questo. Vai, vai, che è andata, vai che è andata, vai che è andata. Bam! È la prima andata. Raga, la prima andata. Passiamo subito alla seconda. Vai, vai con la sparo. Vai di qua.
Bravo, bravo, bravo. Così mi piace, bravo. Bravissimo, bravissimo. Ok, ok, lui nel panico, ha preso tutti i civili, ha preso, va bene. Noi però è la prima volta che vinciamo una gara sparo, tra l'altro anche l'ultima gara sparo di questa serie. Andiamo a vincere per la prima volta in una volta sola. Va bene, va bene, va bene, dai, passiamo alla prossima, passiamo alla prossima. Ci siamo, sprint, raga. Vieni qua, dove vuoi andare? Maledetto. Si allontana sempre sto maledetto. Poi dopo comincia a colpire i civili a destra e manca. Dove va? Controvano. Ho capito. Basta se corre però, raga. Corre un botto. Corre un botto. Non è facile, eh. Cerchiamo di evitare più civili possibile e guidare magari pulito. Il primo obiettivo è raggiungerlo. Poi dopo... Non facciamoci intimidire sul fatto che lui prende le distanze, raga, perché non è così. Vabbè, oddio, seguito così, sì. Ora vedi, lui prende salti e mica salti, lui rallenta, capito? Prende scorciatoie che non sono d'aiuto. E levati. Maledetto, come ho fregato. Vieni qua. Bravo, bravo. Bravo, vai di là. Pigliati cespugli. No, vabbè, no, però, se mi rallenti davanti così, no, non ci siamo, gente. Maledetto. No. Perdiamo, non lo perdiamo di vista. Porcaccia la miseria. Dove vai? Dove vai? Maledetto. Porco Giuda. No, ho fatto malissimo sta curva, non ho più nos. Porco Giuda. Va bene, dai, vediamo se riusciamo a recuperare, siamo a metà gara. Dai, 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 dai. Concentrati, concentrati. Guardalo qua, mi sa che ha sbagliato. Vai, 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 vai. Vai, 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 guarda quanto nostro usa. Vai, 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 che siamo in vantaggio, vai. Attenzione, stavo rischiando di prendere quel pick up. Attenzione qua, belli puliti. Curva cieca, maledetti. Vai, 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 vai. Ce l'abbiamo attaccato alle chiappe, raga. Vai, vai. Oddio, stavo prendendo quel camion. No. Col caspio che faccio il salto non lo faccio, mi fa perdere solo tempo. E infatti, raga, guardate lì dov'è. Se vedete la minimappa in fondo a sinistra, ha rallentato un botto. Se facevo quel salto lì perdevo solo tempo. Vai, vai, qua sbuffa tutto il nos e andiamo a vetta, raga. Dritto per l'obiettivo. E infatti... Qui siamo stati furbi. Qui siamo stati furbi, raga. So che sicuramente voi avreste preso quella scorciatoia lì con il salto, ma quando se facevamo quel salto lì ci rallentava un botto e tanti saluti alla gara. Va bene, andiamo alla prossima. Questo è un circuito, ragazzuoli. Ammetto che forse questo è uno dei più difficili. Vieni qua. Dove vai? Ma dove vuoi scappare? Cosa? Ah, il NOS! Usi il NOS! Usi il NOS! Sul serio? Maledetto! Ehi, punto però, dai, van dritz! Vai dritta! Dai, 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 dai! Dai, dai, dai!
tre giri, mazza raga, questa sicuramente ve la taglierò perché è lunga, eh. No, non ho preso la scocciatoia, che scemus. Che scemus che sono. Combinato. Scusa Riso, non l'ho fatto apposta, che ho perso l'anteriore. Sai com'è quando il punto fire perde l'anteriore, succede questo. Vabbè, nessun problema, dai. L'abbiamo rallentato perlomeno, abbiamo ripreso la prima posizione. Ho fatto la gran cappellata di non prendere la scorciatoia. Porcaccia la miseria. Guarda lui che adesso va a sinistra, guarda. Lo sapevo. Maledetto. Vieni qua. Maledetto. Questa è la gara più infida, raga, perché sono tre giri e ce l'hai sempre addosso, in poche parole. E all'ultimo giro è lì che praticamente lui tenta di fregarti. Dopo fatti tre giri di circuito, raga, è dura accettare il fatto che magari non ce l'hai fatta e perdi. Ed è anche la gara più lunga questa, eh. Maledetto, spostati cazzo, fammi passare. Porco giura. E vabbè, niente, qua abbiamo fatto strike entrambi. Madonna mia, quando c'è sto filmato, maledetto. Vai. Dai. Via qua. Stiamo sull'erba piuttosto. Occhio qua ai pilastri. Dai. Occhio qua. Bellissimo. Ok, raga, ultimo giro. Ultimo giro. Qua o la va o la spacca. Concentrazione. Niente. Oh, lì mi piazzano sempre il cazzo di civile, sapendo già che io passo di lì. Bravissimo. Vedi, anche te ti hanno fregato però, Razer. Niente. Qua è possibile vederlo perché c'è la sopraelevata. Non vedi cosa ti arriva incontro. No, non mi devi fare questo però. Maledetto. Non mi devi frenare davanti. No, angolino bastardo. Dai, troppa ansia. Più rilassato. No, i pali, mi rallentano i pali. Qua, permesso. Sono una gara da vincere. Ok, qua non tocchiamo lo sterzo, raga, perché se tocchiamo lo sterzo andiamo a incastrare la punto. Dai, ultime curve, raga, ultime curve ce l'abbiamo. Levati dalle palle. Ultima curva ce l'abbiamo. Ok. Evitiamo più segnaletica possibile, così non rallentiamo. Dov'è finito Razor, raga? Si è schiantato? O si è arreso semplicemente con il nostro punto? Fa troppo effetto. Sì, raga, Razor si è arreso. Si è arreso. Ho fatto la battuta. Va bene, raga, anche questa è andata. Il nostro Razor si è Razor.
Va bene, passiamo alla prossima gara. Prossima gara che è anche ultima gara, raga. Ultima gara e ci siamo. Ci siamo. Ultimo sprint. Vai, vai. Vieni qua. Dove scappi? Vieni qua. Ah, stavolta non si è fatto inciuffolare, eh. Stavolta non sono riuscito a bloccarlo. Occhio al minivan. Vieni qua, maledetto. Vieni qua che ti faccio le chiappe come... Non lo so come, però vieni qua. Guarda come, come usa il nitro. Vieni qua, lo so usare anch'io. No, si è visto? Madonna se corri, vieni qua, dove vai? Bravo, bravo, vai a fare i salti, vai. Fai tutti i salti. Vai, vai a destra, fai il salto, bravo. Bravissimo, hai visto? Ci hai guadagnato tantissimo. Bravo, prendi il muro. Bravissimo. Cerchiamo di guidare i più puliti possibile, raga, occhio civile. E niente, raga. Razor, vedi? Tutto fumo, niente arrosto. Fa tanto il gradasso, ma alla fine la potenza ce l'abbiamo noi. Sembra giusto. Sembra giusto. Oh, sta arrivando, sta arrivando. Taci che sta arrivando, sta arrivando. No, evitiamo le stazioni di, del bus qua. Le fermate che rallentano un botto. Permesso. Attenzione, ci sfidano? No, porco Giuda, non dovevo prendere il civile, adesso mi ribalto. Ah no, no, forse no. Vai, 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 vai. Vai, 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 dai punto, dai punto, dai punto. Sì. Ma cosa ne sa, Razor? Ma cosa ne sa? Non ha neanche le palle di fare il salto, guardatelo. Questa scorciatoia, raga, è praticamente fatta per darti tempo a fare queste curve che sono difficilissime. Perché lui qua ci recupera. Io per quanto pulite riesco a farle, lui ci recupererà qua. Adesso arriva la parte più difficile. Sono a metà gara. Dai, 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 dai. E niente, comunque troppo facile quel punto, raga. Pensavo di rendermi la vita un po' più difficile, ma no. È una cosa impressionante. Bellissimo comunque, bellissimo. ...78%, dai, ci siamo quasi. Dai, 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 dai. Oh, guarda, non ci stavo registrando. Immagina se non stavo registrando. Cosa? Qua, frena, perché c'è il rischio che ribalti. 90%, raga. 90% e sta arrivando. Vai, 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 ultima curva. No! Porca puttana. Sì! Mamma mia. È andata, è andata. Non resterai il numero uno per molto tempo. Non con me alle spalle. E se vuoi queste... Dovrei venirtela a prendere. È finita, Razor. Non è finita finché non dico io che è finita. Chiaro? Potuto funzionare fra noi. Dov'è l'altro ragazzo? Se n'è andato. Mi stai dicendo che il nostro ricercato numero uno è riuscito a scappare?
E la blacklist? Dimentica la blacklist. È acqua passata. Voglio tutte le unità. Tutte sul ragazzo. Tutte. Ho detto tutte! Ok, ragazzi, abbiamo scoperto chi era la spia, era mia, praticamente era un poliziotto, non era una street racer. Va bene. Ehi, grazie di averci aiutato. Grazie. Prego. A te abbiamo potuto catturare tutti i piloti della blacklist. Ora ne terrò conto se vi consegnerete anche voi. D'accordo? D'accordo, d'accordo. Sì, sì, va benissimo. Va benissimo. Intanto, ragazzi, abbiamo ottenuto la nostra BMW M3 GTR. Bellissima. Però ora devo stare attento all'inseguimento, perché cosa succede adesso? Durerà un bel po' questo inseguimento, finché non ci sarà un varco dove noi potremo fuggire e terminare la nostra carriera. No! Maledetto! No, bucato, raga, non ci voglio credere. Va bene, beh, a questo punto ha preso tutta i piloti della blacklist. È andata. Riavviamo. Cerco di stargli dietro. Oh shit. L'ho appena perso, forse si è nascosto fuori strada. Oddio. Pilota, riprendo il codice 3. Ho rischiato malissimo, raga. Ecco. Sono Mia, ascolta, non riattaccare. Non puoi tornare a nessuna delle basi. Cross le conosce. Supera il vecchio ponte, il posto è sulla mappa. La tua macchina è abbastanza veloce. Dovresti farcela saltare dall'altra parte. Va bene. È sulla possibilità. A dopo. Va bene, ci provo. Devo raggiungere il punto però. Senza farmi prendere. Oddio. Andiamo. Avviso a tutte le unità. Vai. Fatevi passare. Maledetti, mi mettono i blocchi stradali anche durante le curve. 10:33, mandate tutti i mezzi a disposizione. Agli inseguitori, occhio dove mettete le ruote. C'è una striscia chiodata a sinistra del blocco. Non mi fregate, maledetti. Devo scappare, devo andarmene da qua. Devo andarmene. Occa. Maledetti. Non ho NOS, raga. Sta BMW non ricarica il NOS. Quindi è difficilissimo superare i blocchi. Lo becco appena ce l'ho a tiro. Però mi sa che ci siamo, eh. A tutti gli inseguitori, attenti ai chiodi. Sì, ci siamo, lo stadium. Vai che ci siamo. Dai che ci siamo. Ci siamo, raga. Qua destra, vai! Andiamo! Vai! Non lo vedo più, in attesa! Lo vedo di nuovo, ancora codice 3! Ti saluto! Mamma mia, ragazzuoli, mamma mia. Che esperienza, però, ritornare alle origini, raga. Pensate che quando ero ragazzino, finire queste ultime missioni per me era difficilissimo. Scleravo, avrò distrutto 4-5 joystick della PlayStation 2 per terminare Most Wanted. Ma adesso non per vantarmi, ma ho un po' più di esperienza comunque anche per il controllo, così. Devo dire che comunque non è stato difficilissimo, ma mi sono divertito un mondo. Congratulazioni, sei il pilota numero 1 di Rockport City. Come prima è stato sbloccato auto bonus che puoi utilizzare, ok. Puoi ancora fare molto per dimostrare che sei il pilota più famoso della città. Se le sfide, metti alla prova le tue capacità. Le abbiamo fatte già tutte. E i deboli di cuore, meno male che non c'è nessun debole di cuore.
Ok, ma se... vabbè, sì, ok ragazzi, questo poi ve ne parlo. Infatti me ne parlo, è un obiettivo che devo fare, è una cosa che voglio fare. Ecco qua, ne posso spingere, Project HD. Bellissimo, bellissimo. Ragazzuoli, io ringrazio comunque tutti quelli che hanno seguito questa serie e spero che vi siate divertiti. Ovviamente ragazzi, non finisce qui, voglio dedicare un ultimo episodio, appunto quello che abbiamo letto prima sul fascicolo. Voglio arrivare a fare l'obiettivo, ad arrivare primo nel fascicolo, anche se non sarà facile. Vediamo raga, vediamo, è un episodio che comunque ci sto lavorando, sto guardando ancora se registrarlo o no, perché comunque dobbiamo iniziare una nuova serie che è Need for Speed Carbon. Ragazzuoli, spero che vi siate divertiti e noi ci vediamo nella nuova serie di Need for Speed Carbon. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, un bel like, condividete. Ciao belli.